guys, eccoci ritornati in una nuova parte di Dragon Ball Xenoverse. Allora, in questa parte volevano essere salutati Win567 e Michele Micheli. Allora, andiamo avanti. Ronald Weasley. Allora, andiamo a fare subitissimo delle nuove quest. Delle nuove... no, più che altro andiamo avanti con la storia. Andiamo. Mister Satan come insegnante, fatemici pensare, visto che sei tu, Mister Satan, no. Proprio no. Cioè, una checca come insegnante, no. Proprio no. Meglio non avere un insegnante, ma non una checca come te. Mi è stato detto anche come sbloccare gli oggetti per i vestiti. The Migra ha iniziato ad attaccare. Accetti un altro incarico nella pattuglia temporale? Ok. Let's go! Tada! Majin Buu è qui! Riduce la salute di Buu a un certo valore. PS giocatori esauriti, PS alleati esauriti. Ah, siamo 3 contro 1. Meno male, lui non ha la super guardia. Come il suo aiuto. Il suo alter ego ciccione. Non ha la super guardia, fortunatamente. Don't overwork yourself! Leave the rest to us! Let's do it, Goten! Yeah! Gen Ha! Ta-da! Gotenks! Basta scappare! Basta! Oh! Devi smettere di scappare! Cioè, scappano tutti! Perché scappano? Mi fa incazzare quando scappano! Dove è andato? Scendi giù! Guarda dove cavolo è andato! Cioè, proprio... Guardate che... Cioè, ma è stronzo! Allora. Cioè, proprio... Aio. Adesso ritornerò normale. Che sfiga. Proprio all'ultimo secondo. Via. Hai scocciato, ma no, ma ci vuoi rotto? Hai rotto, adesso ti faccio male. Oh. Ehi, cosa devi fare? Facciamo belle galattiche, vai! Dai, Boo! Ricarica Laura! Hai rotto! Basta, Boo, mi hai scocciato. Oh. Dov'è? Perché solo con me c'ha questi attacchi? Meno male, concluso. Vediamo che sarà un grado schifoso. Grado B. No, non è male, dai. Andiamo avanti, va. Resisti l'assalto di Majin Buu. Riduce l'assalto di Majin Buu a un certo punto, PS giocatori esauriti o alleati esauriti.
Cioè, con Junior adesso le prendo. Ok, scusate un secondo, signori, di pausa. Signori, non è un mio video se non ci sono le interruzioni pubblicitarie. Me lo vedo debolissimo questo Super Bowl. Se anche... se anche Kid Buu è debole così, ce lo finiamo subito. Cioè, ok, gli attacchi supremi non tolgono tanto, però la vita è scarsissima. Di vita è scarsissima. Oh. Basta questo mosso. Oh, mi sbaglio sempre i tasti. Invece premere L1, premo R1. Via! Super Saiyan Motto. Oh, combo! Combo time! E basta con sta mossa! Che cavolo? Ah, si è smaterializzato! Si era smaterializzato! Mi sa che vogliono combattere anche i bambini adesso. Vabbè, intanto io mi carico. Dai, Boo. È arrivato Gohan Supremo. Oh, Gohan Supremo, signori. Sì, è Gohan demente. Perché si smaterializza ogni volta? Dai. Dai, combo. Via, ricarichiamoci. Prendi questo. Oh. Ah, la Kamehameha farà... Ah, minchia. Who make you pay? Cosa? Cosa Kid Buu no adesso? Questo fa male. What are you? Whatever you are, I will still defeat you. Go on. That's right. It's not over yet. Questo mi fa. Cioè, ti sto un cazzo è veloce. Keep fighting Buu. We still have a chance at stopping the change in history. We can't give up. Sì, no. Però questo mi fa il culo. Prendi questa. Questo mi farà male. Buu mi farà malissimo. Minchia, Gon non... Ah, quindi la trasformazione in Gon Supremo. Quindi Gon Supremo non è un personaggio standard. Oh. Non è una, è proprio una trasformazione di Gohan. Ok, perfetto. Ok, Gohan l'ha sconfitto, grande. Beh, sconfitto, grado. Ah, buono, dai. Altro livello. Allora, andiamo al covo prima e inseriamo gli attributi e poi ritorniamo immediatamente. Mi sa che faremo solo missioni parallele. Cioè missioni della storia. Ma miglioriamo allora. Miglioriamo allora il vigore, i super colpi e i super colpi dell'aura. Via. Adesso siamo pronti. Ciao, va tutto bene? Come previsto, Majin Buu è fortissimo. Accetti un altro incarico nella battaglia temporale? Yeah. Fa attenzione, ti prego.
Andiamo, Goa. Sì, Gohan, Trunks, vabbè. Trying to destroy Earth? Oh no! Conquista il futuro, grande battaglia, sconfiggi Majin Kid Buu. PS giocatori esauriti, PS aliati esauriti. Wow, abbiamo Vegeta anche, sì. Perché? Vabbè, Vegeta e Goku, quindi vabbè, buono, dai. Vado anche in Super Saiyan, vai. Once Boo has been defeated here, history will be put back to normal. Via. Prendi questo, Boo. Ricaricati. Oh. Too bad, Boo. Prendi di nuovo la fine settimana. Ricaricati. Devo recuperare un po' di aura per i teletrasporti. Oh, 30 com. Oh. How many times have you had to save the Earth? Via. Huh? What's with you all of a sudden? You should ready the spirit bomb. La spirit bomb, e vai. Dragon Balls can revive Earth, you know. Make Via, Boo. Responsibility for their actions. That's it. Io, cioè, non ho capito, adesso sono contro, solo contro Boo. Cioè, guarda che cosa fa gli urli. Gli urli. Allora. Everyone, please. Share your energy. As much of your energy as possible with me. Devi share your energy. Kamehameha, vai. E lo manca, ovviamente. Io vado in Super Saiyan Mode, va? Voilà! Oh! Oh! Problem is, no one is trusting me for some reason. Damn it, Earthling! Lo usa lui anche, va bene. Hurry up and help! Why? Why isn't everyone listening? Perché non sei Mr. Satan? Se sta prendendo con Goku, no? Via, bravo Satan, bravo! Prendi questa! Sì, dai! Vai! Oh! No! Non voglio rischiare! Aio! E vai, abbiamo vinto!
Grande Vegeta. Grado. Ah, buono, dai. Un altro livello. It's here! Whoa! Get away! Get away! Let's go! Take this! No! No! Damn it! I just need a bit more time! It's ready! Thanks. It's over. Took you long enough. Did you really do it? People of Earth, Majin Buu has just died! Oh, Dad. He was really amazing. Next time, I will win. Well, good job, you two. You did well, too. Huh? What? Huh? Amazing! You're really amazing! You really defeated Majin Buu! But what's most scary is Demigra's ability to control people as strong as Buu. Supreme Kai of Time, who in the world is this Demigra? He's an evil sorcerer I fought 75 million years ago. He called himself the Demon God and tried to take away Toki-Toki and seize the Nest of Time. To create a world where he could rule history. A guy like him controlling space and time? That's awful. What did you do? I imprisoned him in the Crack of Time, but it seems like since then he's been biding his time, gathering his strength. His power? For 75 million years? Hey! You just thought about my age now, didn't you? That I must be more than 75 million years old? Huh? No, I didn't... What does it matter how old I am anyway? I mean, people praise me all the time for looking way younger than I actually am. Of course. So, what should we do? Any thoughts on what our next move should be? He's too dangerous. We can't let him get out. We need to thwart his evil plans and keep him from escaping from the Crack of Time. It's up to us. We can't let this demon god do as he pleases. Little more. A little more. Benissimo. Battaglia per l'universo. Oh, trofeo d'oro. Figata. Ok, miglioriamo gli attributi. Allora, direi di migliorare un po' gli attacchi.
Poi i super colpi dell'aura e il vigore anche, va? Miglioriamo questi. Allora, per il momento direi che con le missioni temporali, missioni della storia, siamo a posto. Ne abbiamo fatte 3. Non erro, non vorrei errare. Oh, vediamo cosa vuole Zikok, cosa ci dà adesso. Yep. Perché mi gira? Prima un guerriero degli inferi, ora un dio demoniaco. È il caos. Ma so che tu saprai difendere la storia. Lo so. Ecco, prendi. Un regalo per il tuo impegno. Capsule energia G. Grande. Questo sì che è utile. Non quelle cagate che mi davi. Allora, mi è stato detto di fare delle missioni temporali e delle missioni parallele in cui posso ottenere, mi hanno detto che ci possono ottenere gli abiti di Vegeta. Quindi andiamo a vedere quali sono queste missioni da fare. Allora, tutto. Vediamo. Costume da Kiki. Se non sbaglio dovrebbe essere tutto da battaglia Radish. No. No. Tutta la battaglia Vegeta e arrivo. Eccolo qui. Sconfiggi bla bla bla. Io provo questa perché voglio ottenere gli abiti di Vegeta. Vediamo se intanto mi ha sbloccato. Allora, intanto mi ha sbloccato Goten e Trunks adesso. Tutti e due li abbiamo. Questo non so chi sia. Vediamo. Oh, Vegeta. Ma perché non mi dà il Super Saiyan? Boh. Vediamo la vita. Super Saiyan 2. Super Vegeta 2. Non Super Saiyan 2, vabbè. Big Bang, Final Flash, ok. Vediamo qualche altro personaggino. Vabbè, ovviamente abbiamo Gotenks. Super Saiyan. E ovviamente poi forse dovremo sbloccare delle altre per il terzo livello. Kid Buu. Ecco, ovviamente gli stessi. Super Buu c'è anche, perfetto. Però non c'è quello lì, cioè non c'è assorbimento Gohan, assorbimento Gotenks, non c'è. Io vorrei provare Buu, perché sembra fortissimo. Poi, Goku fino a che livello abbiamo? Ah, fino al Super Saiyan Kidama, terzo livello. Veniamo Goku. Visto che ci siamo, voglio anche Vegeta. Con la... Cosa? Che mossa aveva la Genkidama? Forse ho letto male. Se non hai scritto Genkidama, boh, non lo so. Forse avrò letto male. Ma penso dovremmo ottenere almeno grado A per ottenere i vestiti. Vabbè che con Kid Buu dovremmo farci. Kid Buu è stato uno dei miei personaggi preferiti in Tenkaichi 3. Era velocissimo. Con le combo era fortissimo Kid Buu. E fagli la crepe. Mi ha fatto anche l'urlo. Non mi resta. Aio. Sfera evanescente. Super sfera evanescente. Via. Via. Allora, abbiamo sconfitto già. Ah, recupera la salute così. Grande. Vai, carica massima. Questa è la ricarica veloce. Vai, vai. Guarda come si carica velocemente. Questa la devo ottenere, questa abilità. La devo trovare. Materiale. Poi dov'è? Uno lì. E poi il portale. Prendiamo sto materiale e poi andiamo al portale, va? Ecco qui, andiamo. Qua ci dovrebbe essere Nappa. Mi è stato detto che per sbloccare il Vegeta, se non sbaglio, dovrei battere i nemici con la mossa suprema. Lampo della perla. Che cacchio di mossa è? Ehi, Nappina. Voglio fargli la grab. Voglio vedere com'è sta grab. Oh, che figata. Via. Uccidilo. Non è un gioco. Non ti preoccupare. Non è uno scherzo, cioè. Che gioco.
Questa però ti farà maluccio. Ma me lo fate finire con sta mossa suprema? Per favore. Via, mossa suprema. Via, ti prego, finiscilo. Voglio ottenere gli oggetti. Dannato. Dannato set, si serve. Dannato Goku. Mi sa che dovrò battere proprio Vegeta per poter sbloccare gli oggetti. Vai. La sua armatura, vai, vai. Intanto caricati. Guardate Goku, intanto l'armatura sta cominciando a... O forse era proprio già così, non lo so. Ah, là c'è un oggetto intanto. Chi è? Ah, Yamko. Ok, grazie. Wow. Qua ci porta alla Capsule Corporation. Ah, è qua era Vegeta, sì, giusto. Ma chi è che si sta lamentando? C'è tipo... Chi è che si lamenta? Sì, ti sfiderò. Let me show you the ho sbagliato tasto. Of a Saiyan elite. Let's go. With him, come on, Vegeta. Lampo della perla. Come sai, per lui che si lancia. Sfera evanescente per trasportata. Oh. This is getting annoying. Vai. Colpiscilo, per favore. Ovviamente non colpisce mai niente. What? I am being pushed? How is this possible? Via! Per favore, finiscilo. Oh! Mi sa che l'ho ottenuto. E vai, forse l'ho ottenuto. Grado A. Ottimo. Tutto da battaglia Vegeta arrivo. Yes! E vai. L'ho ottenuto. E vai, figata. Finalmente potremo modificare adesso il nostro personaggio. Potremmo cambiargli i vestiti, che mi sa che gli stanno anche puzzando addosso. C'è da 20 parti, ce la mi sa. Cambia equipaggiamento. Ah, ma c'è anche per il basso? No, non c'è per il basso, c'è solo per il su. Wow. Cioè no. C'è LOL. Vediamo come gli sta. No. Vediamo l'oro. Minchia. Vediamo com'è. Beh, in effetti un po' stona. Quindi meglio riportarlo quella parte inferiore, la lasciamo così. Così diciamo è più figo. Allora, per fare una... c'era una missione parallela adesso che mi dava la Z-Soul, che appunto mi serviva per portare al mio Sensei Vegeta. Adesso andiamo a vedere qual è, che è la zona più forte della galassia, dell'universo. Beh, vediamo qual è, se riusciamo a ottenere. Intanto vediamo vediamo un po'. Dov'è? Ecco, mi sa che qua mi dovrebbe dare anche la parte inferiore. Non sottovalutare. Vediamo. Qual è? Ridurrò in polvere? No. Tuta da battaglia? No. 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 Secondo me è una che troverò sopra. Secondo me. Io sono super veloce. Sì, stiamo andando troppo in su. Ah, ecco, sono il più forte della Terra, ecco. È sempre qua. All'attacco dei Saiyan. Mi sa che dovrò prendere S. Scusate se mi ripeto di nuovo questa missione, ma voglio... Però stavolta con Vegeta quarto livello. Però voglio... Ah, vediamo. Ah, sì, quello di primo che ci sta. Ah, era già, avete già strappato, ok.
Riprendo di nuovo Goku e Vegeta, va. Let's do this! Non ho letto nuovamente le abilità di Vegeta come prima, non le ho lette. No, allora, comunque, se tutto va bene e prendo e riesco a prendere S e riesco a eliminare gli avversari tutti, diciamo, perché la mossa di Vegeta è più il lampo finale, diciamo, colpisce, prende meglio gli avversari, invece la sfera è un pochino più. E questo mi fa anche la grab senza. Levati, Saibaman. Oh. Sbagliato tasto. Carica massima, via veloce. Dobbiamo caricarci. Sì. Prendi questo. Ok, battuto con la mossa suprema. Quindi adesso possiamo andare. Però prima ovviamente ci dobbiamo ripiegare. Tanto era già qua. No, mi sa che c'era. Mi sa che c'era uno di quelli da sfidare. Fammi vedere. Dove cavolo è? Il portale. Fatemi ritornare un attimo. Se non sbaglio ci dovrebbe essere qualcuno. Avevo visto qualcuno sulla montagna. Aspettate. Ecco, non siamo tornati tutti. Infatti, eccolo qui. Meno male che sono tornati indietro. Lo sfidiamo, signori. E prendiamo la sfera, va. Tu cosa volevi fare, amico mio? Vuoi fare il final shine attack? Mamma mia, questo gli farò male. Prendi final flash. E devi l'oggetto chiave mi devi dare. Materiale? No, voglio oggetto chiave. Niente, non mi ha dato oggetto chiave. Cioè, ho perso tempo inutilmente. Ho perso tempo inutilmente. A quest'ora avevo già sconfitto Nappa. Lasciatela a me, Nappa. Lascia fare a me. Ci penso io. Final flash, via! Ovviamente lo manco. Io finiscilo. Fatti finire, Nappa, fatti terminare. Oh, ucciso. Però di solito no, se uccido qualcuno, no. Non mi dovrebbe dare già qualcosa in automatico come per Vegeta. Vabbè. Damn it! Intanto poi voglio controllare un po' la zona, vediamo se c'è qualcuno da sfidare, eh. Guardate che figo Vegeta. Guardatelo che figo. Vediamo se c'è qualcosa. C'è Yanko. Non mi interessa. I materiali al momento non mi interessano. Andiamo alla capsule a sconfiggere l'altro Vegeta. Andiamo da. E speriamo che mi dia almeno la parte importante delle battute. Ah sì? Prendi questo. Prendi questo Vegeta. Oh, non può manetta adesso. Finiscilo. Oh, equipaggiamento ricevuto. Vediamo che equipaggiamento è poi. Grado S, oh, ottimo. Allora, stemma Mr. Stan Raro. Tutta la Vegeta arriva e vai, la parte inferiore. Stemma Mr. Stan Raro. Abilità schivata colpo di cottura. Cioè, non mi ha dato quello che volevo. Ho preso S, devo prendere Z per ottenere la Z-Soul. Vabbè, poi lo farò magari con voi. Poi cosa c'è? Ah, vabbè, mi avrà dato
Non sarà la parte inferiore, ma saranno i, appunto, i, che, guardate che schifo. Cioè, sembra schifoso questi vestiti. Vabbè, mi serve la parte inferiore per andare al meglio. E vabbè, va, facciamo un'altra parallela. No, Ginyu, tu no, prima Vegeta, devo terminare prima Vegeta. Guardate che figo proprio gli stivali. Guardate, è un figo quegli stivali. Facciamo un'altra parallel quest. Ne vorrei turbante. Aspetta, voglio vedere quanti soldi ho. 110.000 dovrebbero bastare per comprare il Final Shoin Attack. Vabbè, andiamo di qua, facciamo prima, va. Allora, andiamo a prendere il Final Shoin Attack. Ho letto anche nei commenti, signori, che volete parti più lunghe. Cioè, prima faccio 30 minuti e le volete da 40. Le faccio da 40 e le volete da 50. Signori, siete proprio insaziabili. Volete parti più lunghe? Le vogliamo di 3 ore adesso? 3 ore ci vorranno 3 anni a caricarle con le connessioni che ho adesso. Già per caricare un video di 40 minuti ci vuole una sera, una nottata. E non è uno scherzo. Allora, vediamo. Ah, vediamo anche se c'è qualche abilità nuova. C'è qualche attacco supremo? Sì, e anche qualche abilità nuova, perché voglio potenziare il mio personaggio che fa cagare. Cioè, non fa cagare. Cioè, le mosse vorrei fossero più fighe. Negozio abilità. Welcome. Vediamo cosa abbiamo. Ah, intanto vediamo lo stemma di Satan. Stemma Satan raro. Lo vendiamo. Stemma Satan ultra raro. Super raro. Ecco, almeno posso comprare qualcosa in più. Super Saiyan 2. Figata. Ma sarei molto più potente. L'attacco luminoso. Ah, 600.000, non 60.000. Teletrasporto, entrata in azione. Io prendo il Super Saiyan 2, va. Vediamo gli attacchi speciali, come siamo messi. Ecco, carica alla massima potenza. Questo è ottimo, perfetto. Perfetto, visto, signore, abbiamo trovato due abilità ottime. Allora, il Super Saiyan lo cambiamo col Super Saiyan 2. No, la carica la, io direi di mettere la carica qua. La carica alla massima potenza. E qua mettere la Kamehameha. Ah, il Kaioken è una tecnica, giusto. Sì, me l'ho dimenticato. Dov'è? Dov'è la Kamehameha? Qui. Sì, mi sta meglio, secondo me. Dove sto andando io? Proviamo a fare un'altra missione, quella, quella di grado B. Voglio vedere se almeno riesco a ottenere A. Le stiamo facendo giusto per avere un po' di esperienza in più. Giusto un po', non eccessiva. E inoltre anche per vedere se riusciamo a sbloccare anche qualche... accessorio, qualche equipaggiamento. Accessorio e equipaggiamento, la stessa cosa. Qualche equipaggiamento, qualche abilità nuova. Non si può mai sapere, Sì, so che in questo momento il personaggio fa cagare come armatura. Però a me piace, è fighissimo. È un figo. Andiamo subito. Sì, lo so che premo sempre il R2, ma è un vizio. Allora, proviamo questo. Vediamo un po'. Allora, io direi di prendere sempre Vegeta a quarto livello. E sempre i soliti, va? Prendiamo loro sempre. Sempre loro. E mi sono dimenticato nuovamente di controllare Vegeta. Sono un genio. Cioè, dovrebbero darmi un premio per la mia deficienza. E in più mi hanno scritto nei commenti che non sono come il Vanity. Cioè, meglio per me, perché altrimenti sei un ornitorinco pigro. Scherzo, io ormai cavolo, perché non... Ah, non ho l'aura, grazie. Ecco perché non l'ho fatto. No, aspettate. Mi devo ricaricare prima. Meno flash, finiscilo. Vai, ricarichiamo. Finiscilo.
Oh. Adesso se non sbaglio dovrebbe arrivare anche quello là, un pattugliatore temporale. No, non è arrivato. Non è arrivato però, strano. No, è in un'altra missione. Vediamo se c'è da... Se è girato da... No, qua c'è solo un oggetto. Un materiale, vabbè. Vediamo se è da qualche altra parte, non lo so. Facciamo il giro, controlliamo, perlustriamo la zona. E ovviamente non c'è. No, non c'è, peccato. Volevo sfidarlo, volevo ottenere un'altra sfera, cavolo. Vabbè, dai, andiamo a sfidare Gohan e Junior. Gentilmente con la mossa suprema. Vai, combo, dai. Final Flash, via! Hai ricevuto abilità! Via! Oh! Finito! Però non mi ha dato niente. Superata! Non mi ha dato niente. Grado S, ottimo. Goccia rinforzante, attacco speciale colpo dell'ascesa maligna. E basta, c'è solo stabilità da schifo. Vabbè. Va bene signori, allora direi che per quest'altra parte è tutto. Spero vi sia piaciuta. Vi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere piace alla pagina Facebook, seguirmi su Twitter e andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamento di 10 sconto. Noi ci vedremo nella prossima parte di Dragon Ball Xenoverse. Ciao!